impianto. Ho tratteggiato questo discorso qui della 64.8 sul modo 1 e sul modo 2, non perché la 64.8 non si applichi agli aspetti civili, ma soltanto per dirvi che qua siamo in un mondo dove l'attacco viene fatto non a una colonnina, ma l'attacco viene fatto sostanzialmente a un muro. Ecco, soltanto per questo motivo, ma di fatto è sempre impianto E, noi siamo obbligati a seguire la sicurezza anche in questi impianti relativamente piccoli. Spendo due parole a raccontarvela velocissimamente il concetto di comunicazione tra colonnina e autovettura. Nel momento in cui io aggancio questi due connettori alle autovetture, alla colonnina, parte una comunicazione. Una conversazione, diciamo così, tra auto e colonnina per scambiarsi alcuni parametri. Il principale potrebbe essere lo stato del PE, se c'è o non c'è, se funziona o non funziona. Il secondo aspetto importante è il livello di energia che ho a bordo dell'autovettura e la capacità della batteria. Un altro aspetto importante è la sezione di questo cavo, perché vi sembrerà strano, ma questi cavi non hanno tutti la stessa sezione, quindi la colonnina non può iniettare la potenza che vuole in batteria senza tener conto dell'effettiva capacità del cavo. Un altro parametro importante è quanti kilowatt ha disponibili la colonnina da prelevare a rete, perché magari la macchina si aspetta di essere ricaricata in 20 minuti, butto lì un numero, ma in quel momento la colonnina, per altri carichi che vede a monte, che ci sono a monte, non può assorbire tutto quello che potenzialmente potrebbe fare. Tutto questo concetto si trasforma in una conversazione attraverso il cosiddetto PWM, che vi lascio leggere nella slide successiva, perché a me interessa arrivare a questa standardizzazione per chiudere il concetto delle connessioni. Allora, per entrare in macchina o per collegarmi alla batteria, scusate, alla colonnina, io devo utilizzare delle prese. Benissimo. Allora, per quanto riguarda la corrente alternata, ormai si utilizza a livello europeo, quindi tutte le auto che troviamo in commercio, con il modo di ricarica 3, una presa di tipo 2, abbiamo questa benedetta. Diciamo così, presa fatta in questo modo. Questa è quella sul lato cavo, questa può essere sul lato della colonnina o messa nell'autovettura. E questa è la corrente alternata. Poi vi parlerò anche di questa. Poi abbiamo la corrente continua, ed è il motivo per cui vedete due cavi sulle colonnine dell'ABB, che sono queste due. Quella di destra si chiama CHAdeMO, si chiama ancora CHAdeMO, è di estrazione, diciamo così, giapponese ed è, tra virgolette, lo standard vecchio, tra virgolette. Vedete, cerco di spiegarvi le cose. Quindi, quando in Europa arrivava un'autovettura dal Giappone predisposta anche per la corrente alternata, bisognava avere due punti d'attacco, un punto d'attacco per la corrente continua e un punto d'attacco per la corrente alternata. L'Europa però si è domandata se a questo punto se aveva senso avere due punti di attacco che potevano anche essere separati tra di loro in due posizioni diverse, come spesso avveniva anni fa per il GPL, no? Da una parte GPL e dall'altra parte benzina, e si è domandata se valeva pena se di come dire, standardizzare il punto di attacco in un punto unico. Allora è nato questo oggetto che sopra ha una forma meccanica uguale alternata, quindi quando questo oggetto entra nell'unica diciamo così, nell'unica parte disponibile dell'autovettura e occupa tutto questo volume, l'autovettura verrà ricaricata necessariamente in corrente continua, perché qua l'ingresso è in corrente continua. Qualora invece, sempre nella parte alta di questo scarabocchio che ho fatto, entra soltanto questa parte, perché meccanicamente lo accetta, l'autovettura verrà alimentata in corrente alternata, perché l'ingresso di questo oggetto qua è in corrente alternata. Esiste ancora, e soltanto in Italia, un altro modo di alimentare i veicoli elettrici in corrente alternata con la tipo 3A.
sempre attraverso colonnina. È un modo di ricarica accettato, ripeto, soltanto nel nostro paese. Sì, le potenze sono decisamente inferiori rispetto a quella adottata a livello internazionale per il Molo 3. Infrastruttura. Dunque, cominciamo adesso a tornare un po' a mettere in pratica i dimensionamenti che vi ho già accennato, perché è chiaro che a seconda di quanti kilowatt vado a piazzare, o vado a gestire la contemporaneità dei carichi o vado a gestire la potenza impegnabile, e quindi vado poi a rispondere piano piano alle domande che riguardano questo aspetto. Se io ho un allaccio diretto dal contatore, basta semplicemente aggiungere una protezione adeguata. Per cortesia, io ho utilizzato un software di calcolo della BB che non è aggiornato. Vedetelo come concetto principale, interruttore più differenziale. Ok? Differenziale di tipo A con la crocchio dei 6 mA o differenziali di tipo B a seconda del modo di ricarica. Voi vedetelo così, ok? Non state lì a guardare esattamente cosa c'è scritto. Allora, stavo dicendo, aggiungiamo un interruttore col suo differenziale e a questo punto andiamo a dimensionare in maniera appropriata la linea che va alla colonnina di ricarica. Poi vediamo degli esempi pratici su quanto sia la sezione dei carichi. Analogamente, poi domanda, a questo punto nasce il problema o no di aumentare la potenza del contatore impegnabile. Diciamo che oggi come oggi ci sono buone possibilità di arrivare al 6 kW con tutti gli incentivi della strutturazione dei montanti, quindi diciamo che fino al 6 kW io ci posso arrivare. È vero che siamo ancora fermi a 6 kW e in altri paesi europei magari c'è anche l'11 o anche di più, tenete presente che fino a ieri avere il 6 kW non era cosa di tutti i giorni. Oltre al 6 kW, che cosa posso fare? Beh, posso decidere a questo punto di adottare un sistema di connessione diverso, quindi abbandonare il monofase e fare un contratto specifico, oppure tenermi i miei 6 kW e andare a gestire la contemporaneità di questi carichi o la modularità di erogazione della colonnina, secondo lo schema che vi ho fatto già vedere. Analogo discorso vale per un impianto che hai già adottato di interruttore generale, aggiungo la mia partenza col suo differenziale adeguato e a questo punto dimensiono il cavo e metto la colonnina. Cosa faccio sull'interruttore generale? Solito discorso, o lo cambio e ne metto uno più potente, fermo restando che andare a controllare quant'è la potenza assorbibile, o vado a giocare in modo dinamico sulla distribuzione di energia nei vari carichi con delle priorità che ho stabilito insieme al mio cliente. Qualora invece dovessi progettare un tipico parcheggio da condominio, per esempio, o da autorimessa o analogo, io vado a creare un quadro dedicato con interruttore generale, alimentabile quindi da un altro interruttore posto a n metri di distanza. E poi vado a distribuire le mie n colonnine, in questo caso ne vedete 4, dimensionando tutto in maniera corretta, col differenziale corretto e via di seguito. Mi sono permesso semplicemente di aggiungere il pulsante d'emergenza qualora fossimo soggetti a CP. Osservazione, contemporaneità degli effetti, modularità della ricarica, eccetera, sono già state trattate ampiamente fino adesso. Al lato pratico, se vado a installare una colonnina da 3,7 alla Scioramaria in una villetta in monofase a 2,30, il cavo è da 2,5 mm, basta e avanza. Se invece vado a installare una colonnina in un sistema TNS a questo punto da 7,4 kW, abbiamo ancora un cavo da 2,5 che potete verificare. I conti li ho fatti col software doc della BB, ma voi potete verificarlo con altri tools che avete a disposizione.
Se vado, e quindi tutto sommato col 2,5 un cavetto relativamente, diciamo, ridicolo, diciamo così. Cominciamo a aumentare un po' la potenza, 22 kW, e qua passiamo a 6 mm quadri, ok? Con il suo dovuto interruttore e il suo appropriato differenziale. Poi vado a metterne 4 da 22 kW, perché questo potrebbe essere un alberghetto, ma potrebbe essere anche un ristorante o un mini parcheggio. Beh, allora a questo punto il cavo dell'uscita dell'interruttore generale è 70 mm e 6 mm quadri per ogni singola partenza. Quindi ho un generale e sotto 4 partenze uguali, eccetera. Posso ridurre il generale, certo, vale sempre sotto il concetto della modularità della carica e della contemporaneità degli effetti che andrò a discutere con il cliente. Poi, colonnina corrente continua 50 kW. Beh, qui la situazione diventa ancora un pochino più complessa perché vado a tirare un cavo da 35 mm quadri. Andiamo avanti. 100 kW. 50 più 43. Bene, per alimentare 100 kW mi vogliono 95 mm quadri. Questo per farvi vedere come crescono le sezioni all'aumentare delle noccioline da 10 kW. 50 kW, una di queste e 22, scusate, e 2, 3 di queste, corrente continua, e 2 in corrente alternata. Quindi c'è un parcheggio che vuole dare un servizio a quelli che hanno una ricarica relativamente lenta e a quelli invece che arrivano con le macchine che hanno un po' di fretta e che accettano la corrente continua. Come si sviluppa il progetto? Si sviluppa il progetto in questo modo, che il generale ha una sezione di 2 x 150 mm, tanto per essere chiari. Per quanto riguarda 50 kW l'abbiamo già visto prima, 35 mm quadri e 6 mm quadri per quanto riguarda le colonnine a 22 kW. E questo è lo schema di riferimento. Adesso invece andiamo a fare quella degli autobus, quella ridotta, tra virgolette, dell'autobus, no? Ricordate che ci fermavamo soltanto a 150 kW e abbiamo 4 di questi blocchi. Attenzione che non vanno tutti e tre in parallelo, ma vanno in sequenza. Quindi il parallelo massimo è 4 x 150, che mi porta ad avere, e qui sono stato veramente tirato, 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 ma la prossima volta lo cambio, metto un trasformatore da 6,30, meglio 800 kV per alimentare il tutto. Allora qua è un esempio pratico dove si vede che qui sì, c'è un cambio di paradigma anche in termini di potenza, perché qui probabilmente devo andare a cambiare la cabina, se è esistente, o di andarla a mettere se la cabina non esisteva. Quindi c'è un cambio di contratto, c'è solo anche un cambio anche di condizioni di cortocircuito, perché se la cabina è esistente e devo metterci un trasformatore da 630, il quadro generale probabilmente non basta più in termini di poteri di interruzione con i suoi apparecchi, ma va rivisto tutto, e quindi bisogna mettere mano a un calcolo molto più complesso della struttura rispetto a una semplice colonnina. Comunque sia, stiamo parlando di un generale da 1000 A e forse non bastano, stiamo parlando di sezioni di cavo 4 corde per 2,40 in uscita dal generale e da 150 mm quadri per poter alimentare questi tre oggetti che vedete in fotografia. La situazione poi diventa ancora più complessa dal punto di vista della progettazione. Perché quando vado a prendere una colonnina da 350 kW, quindi questa, con due colonnine di minor potenza da 50 kW, io ho in uscita quattro corde da 2,40. E signori, qui stiamo parlando di corde che, che per tirare ci vuole una certa fatica, insomma, no? E l'alimentazione del 350 kW la faccio con due corde da 185. Per non parlare poi di che cosa vado a fare, che le corde da 50, per 50 kW sono da 35 mm quadri. Quindi ne abbiamo di tutti i gusti. La cosa poi diventa ancora più complessa. Ah, mi fermo un secondo. Quando metto la cabina, è chiaro che uno potrebbe pensare se a norma CE 016 o non è a norma CE 016. Non entriamo in questo discorso perché, ma prima di tutto perché non sappiamo
come è fatto l'impianto. E poi perché evidentemente entrare nel discorso norma CE 016 bisogna vedere anche il tipo di protezioni che noi dovremmo andare ad adottare. È un discorso che lascio a perdere, lascio stare oggi e che affronto nel corso della progettazione delle cabine. Oggi voglio semplicemente farvi vedere quanto sia oneroso il progetto man mano che si aumenta la potenza. L'ultimo esempio che vi voglio far vedere in termini numerici è questo. Vado a fare un piazzale di sosta di autobus, come potrebbe essere un piazzale di Milano vicino allo stadio di San Siro. In questo piazzale ci possono essere benissimo 4 postazioni di ricarica di autovetture, di veicoli. Vi faccio vedere questo esempio. Quindi 4 fermate, mettete un piazzale, in realtà non è rettangolare, è ovale, ma chi se ne frega, una linea qui, una linea qui, una linea qui e una linea qui. Allora, la prima domanda che dovete porre alla ATM di Milano, piuttosto che al gestore di rete del traffico, dei mezzi pubblici, è questa. Che contemporaneità vuoi dare a queste linee? Cioè la linea 1 è priorità rispetto a 2, alla 3, alla 4 o hanno la stessa priorità di servizio? Che contemporaneità prevedi tra queste? Arrivano tutti negli stessi orari? O esiste la possibilità tale per cui non si incroceranno mai? Perché un conto è dimensionare 600 più 600, 1200. Un altro conto è metterci un trasformatore da 2,4 MW. Più tutti i barilotti, passatemi l'espressione, eccoli qua, che vanno a fare la conversione a CDC per ogni fermata, che dovete prendere in considerazione. Ma la domanda, oltre a questo, la domanda che io vi pongo è: la rete del distributore di energia elettrica è adeguata per portare quella potenza in quel punto? O bisogna pensare anche a un cambio di disposizioni di rete? In altri termini, continuo ad andare con la radiale che avevo prima, ammesso che abbia avuto una radiale, o vale la pena a questo punto di rivedere il concetto di distribuzione ad anello per poter dare anche quel servizio di non interrompibilità della rete che dovevo dare? Chiaro? Quindi allora a questo punto, nel momento in cui dovesse entrare una progettazione d'anello di quella zona, voi capite bene che qui si aprono tutte le problematiche della gestione d'anello, quelle direzionali e chi ne ha più ne metto. Ecco quindi che la colonnina, cercate di passarvi il concetto, è un qualche cosa di divertente, ci mancherebbe, vedetela però alla fine della fiera, una volta che avete capito quali sono le esigenze del vostro cliente, come una ciabatta. Passatemi l'espressione, che ha una certa, richiede una certa potenza. Quante ciabatte posso diventare? Con quale criterio le posso diventare? Qual è lo schema di rete più coerente con per quella ciabatta? Per arrivare lì bisogna fare tutte quelle domande che avete visto fino adesso. ABB vi dà a disposizione anche delle cabine prefabbricate, nel quali sostanzialmente trovate dentro il quadro di media tensione, il trasformatore e il quadro di bassa e fino a 4 stazioni di ricarica. 100 più 100 più 100 più 100 fanno 400, quindi la potenza massima del trasformatore è 400 kV/A. Lo schema che trovate dentro è uno schema di questo genere. Entra e esci del quadro di media tensione, poi capite il perché, protezione del trasformatore, magari con fusibili o con interruttore, dopodiché si va al quadro di bassa che va a alimentare fino a 4 colonnine. Come funziona il tutto? Questo come è fatta ve la lascio leggere. Si mette sostanzialmente la cabina che è trasportabile su camion all'interno di un singolo posto auto, si fa l'entra e esci perché qui ci sarà l'alimentazione del distributore, entro nella media, esco dalla media, vado nell'altra media e vado a un'altra colonnina, altra piazzola e via di seguito, faccio il mio anello. Dopodiché in blu vedete l'alimentazione dalle colonnine alle autovetture con i cavi propri delle colonnine. Quindi voi che cosa dovete far preparare? Il cavidotto,
con la circolazione dei col percorso dei cavi di media tensione, perché i cavi di bassa tensione sono localizzati sostanzialmente all'interno delle colonnine, dopo il trasformatore, fino ad arrivare alla colonnina stessa. È chiaro? Questo è il concetto di funzionamento. Un parcheggio come questo voi lo trovate ad Affi, andare verso Trento, nella Bretella Affi, troverete un mega parcheggio, un mega distributore di benzina nazionale che per accontentare tutti i tedeschi o gli stranieri che arrivano dal nord Europa ha fatto un parcheggio notevole. Con una struttura fatta in questo modo, dove ci sono, se non erro, 16 stazioni di ricarica veloci, perché tutti arrivano con le Tesla e compagnia cantante. Per rispondere alle domande che mi facevate sul discorso, ma ce la facciamo avere questa energia per poter alimentare tutte queste colonnine? Rispondo con un'analisi fatta dalla RSE, nell'ipotesi peggiorativa. Adesso vi spiego in termini di avere nel 2030 tutti veicoli elettrici. Cioè, voi immaginate di avere l'Italia nel 2030, di avere l'Italia con soli veicoli elettrici. Non ci sono più veicoli a benzina, spariti tutti, tutti messi a rottamare. La domanda che si pone RSE nel 2030, con qualcosa come 33 milioni di autovetture elettriche, cioè esattamente quelle che circolano adesso, col tasso di incremento della popolazione, eccetera, saranno alimentabili? RSE, adesso non entro nei dettagli, ha suddiviso le caratteristiche delle auto in base a diversi consumi, perché possono essere più o meno nuove, e ha tirato fuori questo magico numero, 64 terawattora di energia in più necessaria per alimentare tutte queste auto elettriche, cioè 37,34 milioni di auto, insomma, che è un numero grande, ma non impossibile. Questo è il messaggio. Perché non è possibile? Per alcuni fenomeni che siamo qui a che qualcuno di voi ha già visto nel corso degli edifici NZEB. Primo aspetto importante. Gli edifici, per vari motivi, dovranno essere più a basso impatto di energia, quindi dovranno essere tendere all'NZEB. Quindi vuol dire che i distributori avranno più possibilità di andare ad alimentare carichi che non siano gli edifici, perché gli edifici prima o poi si dovranno arrangiare da soli con il loro tetto fotovoltaico piuttosto che altre forme di energia rinnovabile. Secondo, grossi incrementi di energia rinnovabile dovuti al fotovoltaico. Terzo, un maggiore efficientamento degli edifici previsto anche dal capitolo 8 dal 64.8. Tutte queste cose messe insieme fanno ben sperare che l'Italia, se fa i compitini a casa fatti bene, nel 2030 potrebbe avere tranquillamente la possibilità di tirar fuori questi 64 terawattori necessari per 33 milioni. Guardate che io, RSE sta facendo una proiezione da fantapolitica. Io non so quanti saranno i milioni di mezzi nel 2030, però per dirvi che nella peggiore delle ipotesi, dal punto di vista energetico, non avremo problemi, come dice RSE. Tanto per essere chiari, RSE ha fatto un modello reale, pratico, operativo nel comune di Bolzano, attraverso la società che gestisce l'energia di Bolzano, e si è posta la domanda: cara società che gestisci Bolzano, cosa succederebbe se da qui al 2080 tutte le auto che circolano sulla superficie di Bolzano saranno elettriche? Cioè andranno a morire tutte le auto termiche e userai solo auto elettriche? Quanti megawatt ora in più dovrai erogare? Quante cabine dovrai andare a cambiare? Quante linee di media tensione dovrai andare a cambiare? E quanto ti costerà fare questo sforzo? La risposta arriva nelle pagine seguenti, grazie anche al fatto che Edina e Alperi hanno dato un contributo. Allora, considerando i fattori di contemporaneità per poter spingere tutto l'elettrico,
avranno bisogno qualcosa come 228 megawatt in più rispetto agli attuali 2200, se non leggo male dalla slide. Quindi diciamo è un 10% di potenza in più, che non è neanche poi la fine del mondo. Non stiamo parlando di un raddoppio di potenza, il 10%. Qual è lo sforzo che dovrai fare tecnologicamente parlando? Dovrai andare a metter mano al 15% delle cabine secondarie da potenziare, dovrai andare a mettere mano al 7% dei cavi di media tensione e come numero di linee al 5%. Quanto ti costerà? Allora, se non fai nulla, ma andrai avanti a fare il tuo piano di sviluppo classico senza considerare le auto elettriche, più come ti ho proposto io, andrai a spendere 6 milioni in più per quanto riguarda la bassa tensione e andrai a spendere 11 milioni in più per quanto riguarda la media. Se invece considererai anche le auto elettriche, tutto il parco elettrico, tu dovrai andare a far sì che questi milioni di bassa tensione raddoppino e triplicano i milioni di media tensione per un totale di 55 contro i 18. Quindi c'è un delta investimento, diciamo così, di 37 milioni di euro. E quindi a questo punto Edina prenderà le proprie decisioni in tal senso. Quindi vedete che tutto sommato non sono numeri esagerati. Milano che cosa dovrà fare? Col discorso degli autobus che vi dicevo. Ci sono 8 hub, cioè 8 depositi, ognuno di questi chiederà 12 megawatt di potenza in più, quindi ATM dovrà chiedere a una rete che gestisce la zona di Milano qualcosa come 900 megawatt in più, 12 per 8. Considerando poi gli opportuni coefficienti di contemporaneità e altri carichi elettrici, una rete dovrà andare a tirar fuori dal cilindro magico qualcosa come 1000 gigawattora l'anno in più da qui alle 2030. Allora, visto il tempo, vi dico soltanto due cose sulle leggi nazionali. Il primo fatto, tutti mi chiedono, ma quanti sono i posti auto che devo... Allora, la legge del 2013 è stata abrogata, quindi l'obbligatorietà non esiste più sostanzialmente, perché i comuni non rispettavano le leggi dello Stato italiano, e allora lo Stato italiano nel 2016 ha emesso questo documento numero 151 sulla Gazzetta Ufficiale e dice: questo documento, l'obbligatorietà diventa predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli e autorimesse. In che modo? Il 5% del numero complessivo dei posti messi a disposizione per tutti gli edifici residenziali superiori a 500 metri quadri. Però è stato superato da una legge europea che è diventata anche legge dello Stato pochissimi giorni prima delle feste di agosto, direttiva UE 2018 844, che dice installare almeno negli edifici non residenziali almeno una stazione di ricarica e che il 20% dei parcheggi venga predisposto per installazione futura. E per quanto riguarda gli edifici residenziali, con almeno 10 parcheggi, udite udite, totalità della predisposizione. Sappiate che c'è questa direttiva europea, nonché legge dello Stato. Quindi sapete esattamente quante colonnine potenzialmente ci possono stare nei vostri progetti. Va bene. Direi che del bonus malus voi ne avete già sentito parlare in abbundanza dell'anno 19 col governo giallo-verde, vi dico soltanto le novità
relative al 2020, passando però